Se stai cercando un consiglio per scegliere il tuo nuovo PC portatile per il 2023, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e ho appena investito circa 60 ore nel confrontare tutti i migliori PC disponibili sul mercato che ti consentiranno di studiare, lavorare, elaborare video, creare contenuti nel modo migliore senza bisogno di svuotare il conto corrente. Se l'argomento ti interessa e vuoi sapere quali sono i migliori PC oggi in circolazione, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se non hai necessità particolari e mi chiedi semplicemente quale sia il miglior PC con il rapporto prezzo-prestazioni più vantaggioso, non ho dubbi. La mia preferenza in questo momento va a questo IdeaPad 5 Pro generazione 6 da 14 pollici con processore AMD. Questo è il PC, l'ho scelto innanzitutto perché ha un ottimo, come dicevo, rapporto prezzo-prestazioni. Si trova infatti ad appena 699 euro su Amazon. Se ti interessa trovi il link in descrizione. Questo è il PC, ha delle caratteristiche tecniche veramente molto interessanti. Innanzitutto ha un bellissimo schermo da 14 pollici con risoluzione da 2.2K, pari a 2240x1400 pixel per lato. Sotto a questo bel cofano troviamo un processore AMD Ryzen 5006, qui indicato il 5008, però io a 699 euro ho trovato il 5006 che ha una differenza di prestazioni minima rispetto al 5008. Appunto è disponibile con Windows 10 Pro preinstallato, però appunto è disponibile l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Per il resto, nella configurazione che ho individuato ci sono 16 GB di DDR4 e chiaramente 512 GB di SSD in formato NVMe, quindi la specifica più veloce. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Troviamo una scheda video AMD Ryzen RX Vega 7, quindi una scheda video integrata sul processore, che ci permetterà ottime performance nel 2D, riproduzione di video anche a 2K e per tutte le attività quotidiane. È anche possibile fare anche un po' di gaming leggero senza però esagerare, e in particolare bisognerà tenere bassi i dettagli e la risoluzione. Però ripeto, questa è una macchina per la produzione, quindi studio e lavoro, ma ci permette anche di fare un po' di gaming. Abbiamo la webcam incorporata che è in sola qualità da 720 pixel, quindi non è di qualità eccelsa, e segnalo che contrariamente ad altri modelli Lenovo, su questo specifico IdeaPad non è presente l'otturatore meccanico che permette di chiudere meccanicamente la webcam quando desideriamo avere un po' di privacy in più. Per il resto troviamo un'ottima dotazione di porte, in particolare abbiamo due USB Type-C, quindi il nuovo formato, affiancate però ad altrettante USB Type-A, quindi quelle classiche, quindi queste le potremo chiaramente utilizzare magari per collegare il mouse e una tastiera esterna, mentre le altre due USB C vengono utilizzate, una per l'alimentazione, quindi di fatto il caricatore appunto utilizza il nuovo formato, mentre l'altra rimane disponibile per collegare altre periferiche. Altro aspetto che mi è piaciuto moltissimo, è presente una porta HDMI e quindi potremo collegare uno schermo esterno in caso il 14 pollici non sia sufficiente. Per il resto però attenzione, perché questa è una porta HDMI 1.4 e quindi non potremo collegare uno schermo 4K UHD esterno, quindi quelli ad ultra alta definizione, mantenendo la frequenza di aggiornamento migliore a 60 Hz. Per il resto una buona tastiera, un buon touchpad senza problemi, autonomia della batteria che arriva tranquillamente a 9-10 ore di utilizzo tipico, quindi questo PC non è uno dei migliori in assoluto, però come dicevo prima a 699 euro è imbattibile come rapporto prezzo prestazioni. Se vuoi comprarlo trovi il link nella descrizione del video qua sotto. Se però puoi spendere un pochino di più, e in particolare puoi spendere una cifra attorno ai 1000 euro, la mia preferenza va a questo ZenBook 14X OLED di Asus.
Si tratta di un'ottima, ottima macchina, in particolare eccola qua, questa in tutta la sua bellezza, di cui la parte del leone la fa sicuramente questo bellissimo schermo con tecnologia OLED, quindi la stessa tecnologia utilizzata da molti smartphone di alto livello. Quali sono i vantaggi? Sicuramente appunto lo schermo è bellissimo, è un 2.8K come risoluzione, quindi stiamo parlando di 2880 pixel per 1800, quindi risoluzione dello schermo veramente bellissima. In più la tecnologia OLED garantisce un contrasto infinito, infatti rispetto agli LED tradizionali la tecnologia OLED è in grado di spegnere i pixel che non vengono utilizzati, e questo si traduce in dei neri veramente molto profondi, quindi non ci sono qui i classici grigi ai quali siamo abituati sugli schermi LED, ma neri completamente neri, e sicuramente un ottimo contrasto e anche una buona definizione dei colori. In più questo è uno schermo da 90 Hz, quindi rispetto ai classici schermi da 60 Hz utilizzati sulla maggior parte dei PC, quindi lo schermo risponde molto più velocemente, a tutto vantaggio della fluidità delle animazioni. Altra cosa molto importante per tutti i professionisti della grafica, questo è uno schermo con la copertura dello spazio colore DCI-P3 del 100% ed in più è stato calibrato in collaborazione con Pantone per garantire una resa cromatica molto fedele ed efficace, quindi è ottimo anche per chi debba fare della grafica magari a livello professionale. Bene, bellissimo schermo, ma quello che ci interessa a noi smanettoni chiaramente è anche quello che c'è sotto al cofano, quindi sotto la scocca. Ebbene, il cuore di questo PC è un ottimo AMD Ryzen 7 5800H, quindi uno dei processori con designazione H, quindi uno dei processori generalmente destinati ai PC da gaming, quelli ad alte prestazioni che devono spingere di più come prestazioni. Asus ha fatto un ottimo lavoro, è riuscita a integrare quindi un processore ad alte prestazioni in uno chassis veramente molto compatto. Il lavoro di ottimizzazione è stato sicuramente ottimo, perché questo PC è completamente silenzioso nell'utilizzo standard, però è dotato di addirittura due ventole e heat pipe molto efficaci che spostano il calore dal processore, garantendo ottime prestazioni anche sotto stress. In questo caso la scheda video è una AMD Ryzen RX Vega 8, quindi un'altra di nuovo una scheda video integrata sul processore, che però in combinazione con le ottime performance della CPU di classe appunto gaming ci permette anche di svolgere attività videoludiche, chiaramente senza esagerare e senza dimenticare che questa rimane comunque una macchina per la produzione e non una macchina con vocazione gaming. Per quanto riguarda la memoria RAM, al momento dell'acquisto fate molta attenzione a scegliere la versione con 16 GB di RAM. C'è un piccolo sovrapprezzo rispetto agli 8 GB, però per un PC da acquistare oggi che ci deve durare per molti anni a venire, sicuramente è meglio optare direttamente per 16 GB. A livello di disco invece abbiamo un SSD NVMe, quindi tecnologia veloce da 512 GB, che dovrebbe essere più che sufficiente per la maggior parte di noi. Per il resto siamo davanti a un notebook con uno spessore di 16 mm, quindi veramente è sottilissimo, e un peso di 1,4 kg. Ora, sarebbe stato veramente eccezionale se Asus fosse riuscita ad arrivare ad almeno a 1,3 kg, quindi togliere altri 100 grammi, però probabilmente questo non è stato possibile anche a causa dell'impianto di raffreddamento che abbiamo detto è dimensionato per il processore di classe performance. A livello di porte abbiamo due USB Type-C, di cui una viene utilizzata per l'alimentazione, quindi al netto del caricatore collegato ci rimane una USB Type-C libera sulla quale potremo collegare delle periferiche aggiuntive. Per il resto abbiamo un'altra singola USB Type-A, quindi quella di vecchio tipo, a disposizione, che potremo utilizzare per collegare o il mouse o la chiavetta. Questa è una delle piccole scomodità di questi PC con una sola USB Type-A disponibile, dovremo scegliere quale periferica collegare di volta in volta, e questa è un po' una scomodità. Per il resto troviamo una HDMI, che qui è in versione 2.0, quindi potremo collegare anche monitor esterni 4K alla frequenza di aggiornamento ottimale di 60 Hz. Slot per schedine micro SD e jack per le cuffie completano la dotazione di porte. Anche in questo caso abbiamo la webcam incastonata in alto da 720p, webcam come al solito non eccelsa, ma che comunque è funzionale per svolgere le videochiamate. Non supporta il login automatico tramite Windows Hello e riconoscimento del viso, però non è un grosso problema perché abbiamo comunque il lettore dell'impronta digitale incastonato sul pulsante di accensione.
Buona la tastiera illuminata con vari livelli di potenza e per quanto mi riguarda è un grosso plus avere a disposizione anche i tasti inizio, fine, pagina giù e pagina giù come tasti dedicati sulla tastiera fisica. Complimenti ad Asus che in un corpo così ristretto è comunque riuscita a non dimenticare di aggiungere questi tasti che personalmente trovo molto importanti. La durata delle batterie in condizioni standard si aggira attorno alle 7-8 ore, chiaramente però se iniziamo a spingere tantissimo sulla componentistica di classe performance di questo PC, la durata della batteria cala drasticamente. In conclusione, questo Asus ZenBook 14X OLED è sicuramente uno dei migliori PC entro 1000 euro e se hai appunto la possibilità di affrontare questo tipo di spesa è sicuramente il PC che ti consiglio per questo 2023. Se ti interessa acquistare questo PC trovi il link diretto alla pagina del rivenditore qua sotto nella descrizione del video. I PC che ti ho consigliato fino adesso sono quelli che personalmente ti consiglio di scegliere e hanno sicuramente il miglior rapporto prezzo-prestazioni. Se però per te la spesa non è un problema e vuoi semplicemente il miglior PC portatile in circolazione, non ho dubbi. Il miglior PC di questo momento è sicuramente questo Dell XPS 13 Plus con configurazione con processore Intel i7 12 e 80p. Chiaramente ragazzi, questo è un bellissimo PC che sicuramente fa del proprio design uno dei punti di forza. Infatti, come vedete ragazzi, qui stiamo davanti a un PC che veramente fa sembrare vecchio qualsiasi altro PC portatile della concorrenza che sia attualmente in commercio. Sembra veramente un PC di due o addirittura tre generazioni avanti rispetto a quello che stiamo vedendo. Ci sono un sacco di accorgimenti estetici che però si trasformano anche in accorgimenti pratici molto molto interessanti. Ma come dicevo, partiamo dalla configurazione sotto il cofano, perché questo PC non è solo un PC di estetica ma anche un PC con tantissima sostanza. In particolare ci sono diverse configurazioni di processore disponibili. Io consiglio sicuramente di scartare l'i5 1240p perché è sicuramente molto più arretrato rispetto alle altre due configurazioni. Per il resto la differenza di prestazioni tra il 1260p e il 1280p è abbastanza contenuta, però per quanto mi riguarda, visto che c'è una differenza di poche centinaia di euro, vista la classe di prezzo e visti 2000 euro che comunque dovremmo spendere per portarcela a casa, vale sicuramente la pena di scegliere la configurazione con Intel i7 1280p. Per il resto chiaramente abbiamo Windows 11 preinstallato, ma c'è anche la possibilità, se così vogliamo, di scegliere Ubuntu 22.04. Faccio una piccolissima parentesi, io consiglio in questo momento di scegliere Windows 11 perché qui tramite il configuratore, se scegliamo Ubuntu, vengono disattivate molte altre opzioni interessanti, perché le configurazioni con Ubuntu non sono tutte, ma sono solo alcune e abbastanza specifiche. In realtà ragazzi, io avrei consigliato di scegliere Windows 11 anche agli appassionati di Pinguino per il semplice motivo che così facendo avremo sempre la possibilità di scegliere se utilizzare Windows 11 oppure se installare una qualsiasi distribuzione che non è detto che sia Ubuntu in dual boot o ancora cancellare tutto e installare solamente Ubuntu. Scegliendo Windows 11 immediatamente siamo liberi di scegliere in seguito che cosa utilizzare. Bene, per quanto riguarda invece la dotazione di memoria, ci sono 16 GB di memoria in formato DDR5, quindi nuovo formato di memoria più veloce. Le opzioni disco, abbiamo ancora 512, 1 tera oppure 2 terabyte selezionabili. Io come vedi qua ho scelto l'opzione di 512 perché ci permette di risparmiare qualche centinaio di euro e francamente credo che, a meno di casi specifici che devi valutare in prima persona, siano sufficienti un po' per tutti noi. Per quanto riguarda lo schermo, qui veramente c'è da sbizzarrirsi, ma la scelta secondo me per una macchina di questo tipo, per questa cifra che possiamo permetterci di spendere e da acquistare in questo momento, è la migliore, è sicuramente il display da 3.5K che si traduce in 3456x2160 pixel di risoluzione in versione OLED che, come dicevo poco fa, ha una serie di vantaggi importanti rispetto alla vecchia tecnologia LED standard. In particolare si tratta anche di un display touch, quindi potremo interagire direttamente con le dita. Ora ragazzi, se devo dirla tutta, su un display da 13.4 pollici come questo io avrei consigliato una display full HD, magari OLED e non touch, per massimizzare la durata della batteria, però purtroppo Dell non prevede questa configurazione e quella che più si avvicina è appunto il display OLED con supporto touch e ad altissima risoluzione. Ci faremo una ragione di avere la risoluzione più alta. Anche in questo caso non è presente una GPU dedicata, ma si utilizza quella integrata sul processore, che è una Intel Iris Xe.
Però appunto scegliendo il Core i7 1280p si ottiene una delle GPU integrate sul processore più veloci della famiglia Intel. E questo significa che potremo anche utilizzare questo PC per attività di gaming leggero. Chiaramente ragazzi, non pensiamo che questa sia una macchina da gaming, una macchina pensata principalmente per le attività di produzione, studio, lavoro e tutto il resto. Però nelle pause potremo sicuramente sfruttarla, accontentandoci un po' di abbassare i dettagli e la risoluzione anche per fare qualche partitella ai videogiochi preferiti. Arrivo a quello che secondo me è uno dei pochi difetti di questo bellissimo PC, e sto parlando in particolare della dotazione di porte. Infatti Dell ha seguito anche con la dotazione di porte la filosofia di avere un PC super moderno e super minimale, e ha incluso semplicemente sole due USB Type-C. Si tratta in particolare di USB 4 con supporto Thunderbolt 4, quindi sono i non plus ultra di questa generazione, però in particolare è proprio la numerica ad essere il problema. Non dimentichiamo infatti che una di queste USB Type-C dovrà essere utilizzata per connettere l'alimentatore, e quindi di fatto a disposizione dell'utente rimane una sola singola USB Type-C. Non c'è quindi nemmeno a disposizione una singola USB Type-A, magari di quelle vecchio tipo, per connettere il ricevitore del mouse, e quindi dovremmo attrezzarci per tempo. Ora, in particolare Dell include nella scatola un adattatore da USB Type-C a USB Type-A, quindi vecchio tipo, è un adattatore per le cuffie, quindi la possibilità di collegare il jack delle cuffie, perché come vediamo non è presente nemmeno quello. Quello che significa ragazzi è che per gestire questa situazione in modo ottimale la mia raccomandazione è di acquistare immediatamente insieme al PC un buon hub USB che ci permetta di avere a disposizione sia più porte sia anche delle uscite video aggiuntive, perché altrimenti con questa situazione non sarà facile collegare le periferiche minimali. Trovi le mie raccomandazioni per i migliori hub USB-C cliccando qua sopra nel video che ho fatto qualche tempo fa con tutti i migliori adattatori in circolazione. Per il resto abbiamo il login automatico tramite riconoscimento del viso della webcam, che qui è solo una 720p, quindi va benissimo per svolgere delle videoconferenze, ma la qualità sicuramente non è eccessa. Se non ci piace l'idea del riconoscimento del viso, nessun problema, perché c'è anche il lettore di impronte digitali incastonato sul pulsante di accensione, quindi abbiamo la possibilità di scegliere l'opzione di login automatico che più ci piace, e questa cosa sicuramente è ottima. Per il resto la tastiera è veramente bellissima, è implementata da lato a lato e occupa tutto lo spazio. Dell ha rimosso perfino la separazione fra i singoli tasti e ha riutilizzato lo spazio che è riuscita a recuperare per implementare dei tasti più grandi che sono veramente piacevolissimi da utilizzare anche durante la digitazione veloce. La risposta della tastiera, nonostante lo spessore veramente minimo, è ottimo. Un'altra cosa importante da notare però è che appunto qua sopra, come vediamo, è sparita la striscia con i tasti funzione. Al suo posto Dell ha inserito una sorta di touch bar, anche se non la vogliono chiamare touch bar, che permette appunto di utilizzare e attivare le funzioni tramite un touch come avviene sui telefoni. Questa touch bar può essere tenuta in modalità F1, F12 come al solito, quindi come avere i tasti in funzione, oppure tramite un comando è possibile passare appunto alle funzioni multimediali, quindi la regolazione dell'audio, della luminosità, eccetera, eccetera. Fortunatamente, indipendentemente dalla modalità, il tasto ESC e il tasto CANC rimangono sempre disponibili e visualizzabili. Ora, questa può essere una buona cosa perché sicuramente ci fa risparmiare un po' di spazio, conferisce un colpo d'occhio veramente meraviglioso, il PC è veramente bellissimo, però può essere anche una scomodità, perché io in particolare utilizzo tantissimo i tasti funzione, e chiaramente quando dobbiamo trovarci a battere ripetutamente su un tasto touch significa fare tap tap, che è una sensazione ed è una scomodità secondo me maggiore rispetto a premere un tasto fisico con un attuatore fisico. Però chiaramente questa è una impressione molto soggettiva. Altra cosina importante da notare: non c'è il touchpad, ovvero il touchpad c'è ma non si vede, ovvero l'area sotto allo spazio fino a più o meno a dopo all'alt graphics qui sulla destra è tutta un touchpad che è invisibile ma può essere comunque attivato come al solito. Ora chiaramente non è possibile a colpo d'occhio vedere dove inizia e dove finisce il perimetro del touchpad, quindi è sicuramente necessario una minima curva di apprendimento per prendere un po' di dimestichezza con gli spazi e gli ingombri, però una volta fatto questo sicuramente il touchpad funziona bene e dopo un po' non c'è bisogno
bisogno di preoccuparsi, anche perché comunque il touchpad è di generose dimensioni, quindi una volta capito più o meno dove sta è difficile andare fuori. Dimensioni e peso, ragazzi, sono veramente meravigliosi di questo PC, proprio perché si tratta appunto di un PC di fascia alta e si vede anche in questo. Si parla infatti di appena 15.3 mm di spessore per un peso di 1.2 kg. Quindi, ragazzi, siamo veramente al minimo di quello che è possibile per un PC di questa classe, e metterlo nello zaino è veramente piacevolissimo, come lo è utilizzarlo negli spazi magari ristretti dei voli o sui treni. Questo sicuramente è un PC che fa della trasportabilità e della compattezza uno dei propri punti di forza, ed è anche il motivo per cui si paga comunque un premium rispetto agli altri computer simili. Ma quindi questo PC è perfetto? Purtroppo no, infatti è interessato da un difetto veramente significativo. Ha un difetto che secondo me è sicuramente molto significativo, e sto parlando in particolare della durata della batteria, che si attesta in condizioni di utilizzo reale attorno a le 6-7 ore. Questa è la conseguenza di almeno due fattori. Il primo è la presenza del processore ad altissime prestazioni. Infatti i processori Intel Core di 12esima generazione come questo garantiscono ottime prestazioni, però hanno bisogno di consumare tantissima energia, quindi l'assorbimento energetico della sola CPU è veramente altissimo. L'altra componente invece è chiaramente lo schermo ad altissima risoluzione, che per garantire il supporto touch e le bellissime immagini ad altissima risoluzione che abbiamo visto poco fa, comunque consuma tantissima energia. Preso atto di ciò, comunque per il resto siamo davanti a un PC veramente eccezionale, e per chi possa permettersi circa 2000 euro di spesa che servono per portarselo a casa, secondo me rimarrà sicuramente soddisfatto sia ora e anche per gli anni a venire. Se ti interessa acquistare questo PC, trovi il link come al solito nella descrizione del video qui sotto. Una raccomandazione specifica per tutti gli studenti delle medie superiori e università in ascolto: per voi ragazzi secondo me potrebbe essere un'ottima idea scegliere un PC 2 in 1, ovvero uno di quei portatili il cui schermo si ripiega all'indietro e ci permettono, tramite un pennino, quindi una stylus, di digitare direttamente e prendere appunti direttamente sullo schermo a mano libera. Parlo per esperienza personale, perché parecchi anni fa ormai anch'io ho utilizzato proprio un PC con penna per attraversare l'università e sono stato veramente molto felice. Quindi questa è una soluzione che raccomando di tutto cuore agli studenti. La criticità però, ragazzi, è non dimenticare che quando acquistiamo un PC 2 in 1 non dobbiamo dimenticare che prima di essere un buon tablet sul quale scrivere deve essere anche un ottimo PC, perché ci deve comunque accompagnare per gli anni a venire. Quindi buon processore, buono schermo, buona tastiera e buono tutto il resto vengono prima, o comunque sono di pari livello rispetto alle capacità di tablet. Ora, mescolando tutto questo, per quanto mi riguarda la mia raccomandazione per gli studenti in ascolto è questo Lenovo Yoga 7 generazione 7 con CPU AMD. Ora ragazzi, qui non si vede perché per qualche strano motivo nel materiale marketing Lenovo non ha mai mostrato la penna, che però viene fornita in dotazione al momento dell'acquisto. Stiamo parlando di un PC da circa 1300 euro, equipaggiato con un bellissimo schermo da 14 pollici, risoluzione 2.8K. Di nuovo abbiamo il display OLED, quindi nuova generazione con tutti i vantaggi che abbiamo già citato, e sotto il cofano troviamo un processore AMD Ryzen 7 6600U, quindi la nuova generazione di processori AMD ottimizzati proprio per gli ultra portatili come questi. Quindi bellissimo schermo, il processore sicuramente veloce, anche qui abbiamo una buona GPU integrata sul processore, e parliamo della AMD Radeon 6600M, che appunto essendo uno degli ultimi modelli tra gli integrati AMD garantisce comunque ottime performance e ci permetterà anche di giocare tra una lezione e l'altra. Per quanto riguarda la dotazione di RAM, di nuovo è configurabile, però io raccomando di nuovo di scegliere 16 GB affiancati chiaramente da 512 GB di spazio su SSD. Come dicevamo, un ottimo tablet sul quale scrivere, però anche la dotazione di porte è sicuramente notevole. In particolare abbiamo una USB 4 Type-C, quindi il formato più veloce di nuovissima generazione, una USB 3.2 sempre in formato Type-C e una USB 3.2 generazione 2 Type-A per collegare le vecchie periferiche. Per il resto abbiamo anche l'output, in questo caso di nuovo HDMI 2.0, quindi nessun problema anche a collegare i monitor ad altissimo
bassissima risoluzione, il jack per le cuffie e il lettore di schede micro SD. Chiaramente ancora una volta, chiaramente attenzione al fatto che una delle porte USB verrà sempre occupata dal caricatore, perché finalmente anche Lenovo ha deciso di eliminare il caricatore proprietario in favore del connettore standard USB Type-C per la ricarica. La webcam qui è una piacevole sorpresa perché ha la risoluzione di 1080p, quindi la risoluzione superiore rispetto allo standard delle 720p che sono presenti nella maggior parte dei PC portatili. Chiaramente è ancora migliore per fare delle video call anche magari di un certo livello, ma la definizione comunque non è eccezionale, quindi bene per le video call, buona immagine ma non eccezionale, magari non va bene per preparare dei video come quello che sto facendo in questo momento per YouTube. Lenovo fornisce in dotazione anche il comodo otturatore che blocca meccanicamente la webcam quando ci serve un po' di privacy, e in più la webcam supporta anche il riconoscimento del viso per il login automatico, che è una buona cosa perché non è presente il lettore delle impronte digitali. Buona l'autonomia della batteria, si attesta attorno alle 9 o 10 ore di uso reale, quindi sicuramente potremo coprire anche tutta la giornata fuori casa mentre siamo magari all'università dalla mattina alla sera per seguire le lezioni. Stiamo parlando di uno spessore di 17.5 mm, quindi il fatto che ci sia un touchscreen con supporto appunto anche alla digitazione non introduce una maggiorazione notevole allo spessore. Questa è sicuramente un'ottima cosa. Per il resto il peso è di 1.4 kg che, considerando appunto che siamo davanti a un touchscreen con supporto per la penna, sicuramente sono ottimi. Penna che veramente, ragazzi, l'ho provata, l'esperienza è eccezionale, si scrive veramente molto bene su questo touchscreen. Però attenzione al fatto che non c'è un vano per riporre la penna all'interno del PC, quindi dovremmo sicuramente ricordarci di trasportarla separatamente dal computer, e questa sicuramente è una scocciatura anche perché si incorre nel rischio di perdere il pennino. Quindi per tutti questi motivi, 1300 euro costo di questo PC, per quanto mi riguarda il migliore 2-in-1 convertibile in circolazione in questo momento. Se ti interessa acquistarlo, trovi il link nella descrizione del video qua sotto. Tutti i PC che abbiamo visto fino adesso sono ottimizzati per essere pratici, compatti, veloci, altissimamente trasportabili, e per quanto mi riguarda questa è la mia personale raccomandazione. Però a tutti i professionisti in ascolto che abbiano bisogno di elaborare della grafica ad altissima risoluzione, fare del montaggio video oppure fare girare magari delle simulazioni con MATLAB o altri programmi di simulazioni molto impegnative, magari AutoCAD, oppure comunque abbiano bisogno di tantissima potenza anche in movimento, la mia preferenza non può che andare come al solito a Dell XPS 15. Si tratta quindi dell'ultima generazione, la più recente del portatile classico per i professionisti di Dell. Si tratta di una bellissima macchina con un bel display da 15.6 pollici con delle cornici veramente strettissime, in particolare anche qua sotto già da qualche generazione ormai Dell ha rimosso anche l'ultimo pezzo di plastica che copriva lo schermo, e ora siamo davanti a un PC che offre uno schermo veramente gigante, 15.6 pollici appunto, e sono tutti di area visibile, quindi lo schermo è veramente veramente ottimo. Per quanto riguarda sotto al cofano, dicevamo, troviamo della componentistica di classe performance, in particolare ci sono varie possibilità di configurare il PC. Si parte sicuramente dal Core i5-12500H, che però personalmente mi sento il caso di sconsigliare perché di nuovo il gap fra questo e le altre due è sicuramente notevole. La scelta secondo me migliore in questo caso è la configurazione di mezzo, il Core i7-12700H, che sicuramente ci offre potenza da vendere per svolgere tutte le nostre attività lavorative quotidiane. In realtà vediamo rapidissimamente, è presente qui anche il Core i9 da 12900HK, che però personalmente mi sento di sconsigliare per il semplice motivo che questo, come vediamo, è un PC veramente sottilissimo e non c'è abbastanza spazio fisicamente per dissipare in maniera efficace tutto il calore che viene prodotto da questo processore di classe massima. Quindi quando questo processore è sotto sforzo scalda talmente tanto che il sistema di raffreddamento non è in grado di tenere il passo e quindi la frequenza di funzionamento si abbassa drasticamente. Quindi su questo formato il processore Intel Core i9 non riesce a esprimere tutte le proprie potenzialità.
Per il resto qua sotto di nuovo abbiamo la possibilità di scegliere Windows 11 Pro oppure Windows 11 Home. In generale Windows 11 Home va più che bene per la maggior parte di noi, mentre abbiamo la scelta tra la scheda video. Ora qui c'è una scheda video dedicata, in particolare è una GeForce RTX 3050 in due versioni. Abbiamo la 3050 classica oppure la 3050 Ti. Ora c'è una differenza di prezzo fra i due di appena 50 euro, quindi la mia raccomandazione è di preferire la 3050 Ti, quindi quella di classe superiore, perché la differenza è abbastanza importante, se non altro perché la 3050 base è qui stata configurata con un assorbimento massimo di soli 40 watt, che comunque è un dato di tutto rispetto ma non le permette di esprimersi al massimo. Invece la 3050 Ti, oltre ad essere appunto di una classe superiore, ha la possibilità di assorbire anche 45 watt ed in termini di prestazioni sicuramente si sentono tutte. Per il resto di nuovo abbiamo la possibilità di scegliere la dotazione di memoria, anche qui abbiamo 16, 32 o addirittura 64 GB. Quindi 16 GB probabilmente vanno bene per la maggior parte di noi, però sicuramente possiamo valutare di scegliere 32 GB se sappiamo già a priori che probabilmente li sfrutteremo tutti. Per il resto disco SSD al solito NVMe di nuova generazione, è veramente un missile ragazzi questo disco. Abbiamo diversi tagli disponibili, per i motivi che già esposto la mia preferenza va a quello da 512 GB, anche perché ci permette di abbattere un po' il prezzo generale, che già così arriva attorno ai 2000 euro. Scelta dello schermo. Oh ragazzi, qui purtroppo io avrei voluto scegliere l'OLED, però con questa specifica configurazione, come vediamo, l'OLED è bloccato, non possiamo selezionarlo. Ora, per scegliere l'OLED, il problema è che vengono bloccate le altre opzioni, ovvero in particolare viene impostato automaticamente i 32 giga e il disco da 1 terabyte, quindi il costo lievita enormemente. Chiaramente, se già stavi valutando di scegliere la dotazione maggiorata di RAM e disco, in questo caso ti consiglio sicuramente di scegliere l'OLED, anche se il prezzo aumenta e la durata della batteria comunque si riduce, vale sicuramente la pena di scegliere questo bellissimo OLED per tutti i vantaggi che già abbiamo detto. Parliamo ora di dotazione di porte. In particolare abbiamo qui tre porte USB Type-C, il lettore di micro SD e il jack per le cuffie. Quindi anche in questo caso non ci sono tantissime porte per l'espansione e probabilmente sarà necessario dotarsi immediatamente di un hub USB-C. In particolare rispetto alle vecchie generazioni, come quello che ho io per lavorare tutti i giorni, è stata rimossa la porta HDMI, quindi non potremo direttamente collegare con grande praticità qualsiasi tipo di schermo esterno. Però fortunatamente con un semplice adattatore, di nuovo ti raccomando di risolvere il problema acquistando un hub USB Type-C immediatamente. L'autonomia della batteria si attesta attorno alle 8 ore di uso ufficio, però chiaramente parliamo di uso ufficio perché se cominciamo a spingere forte su CPU e GPU per richiedere le massime prestazioni si raggiungono a stento le 4 o 5 ore. Però c'era chiaramente da aspettarselo visto l'utilizzo di componentistica di classe performance presente in questo computer. Per il resto anche tutte le altre componenti sono veramente eccezionali. La tastiera in particolare è stata molto migliorata rispetto alle generazioni precedenti e oggi è veramente un piacere da utilizzare, insieme al touchpad che è probabilmente gigante e uno dei più grandi fra tutti i PC Windows in circolazione. Quindi sicuramente le periferiche di input sono piacevolissime da utilizzare. Il PC ha uno spessore di 18 mm che sicuramente per un 15.6 pollici sono molto buoni ed un peso di 1.8 kg. Quindi chiaramente siamo davanti ad un PC con degli ingombri un po' significativi che non è proprio piacevolissimo da tenere nello zaino, che però comunque raggiunge delle numeriche fra le migliori di questa classe di dispositivi. Per tutti questi motivi Dell XPS 15 è la mia raccomandazione, il PC che consiglio a tutti gli studenti e professionisti che richiedano un computer ad altissime prestazioni. Se ti interessa acquistare questo PC trovi il link nella descrizione del video qui sotto. Parliamo rapidamente di PC a meno di 500 euro per tutti coloro che abbiano una capacità di spesa molto contenuta. Ora, come ho scritto qui nell'articolo, ci sono varie soluzioni. La prima sicuramente è quella di valutare un PC dell'anno scorso, ho lasciato il link qui nell'articolo, con tutti i migliori PC dell'anno passato che, visto che devono essere comunque venduti e smaltiti per fare spazio alla nuova generazione, sono spesso proposti oggi ad un prezzo estremamente vantaggioso. E questa sicuramente è un'ottima
modalità per portarci a casa un PC che solo magari 12 mesi fa era al top di gamma ad un prezzo fortemente scontato. La seconda idea che ti voglio lanciare per contenere la spesa è cominciare a fare un piccolo piano di accumulo, ovvero accumula progressivamente i circa 700 euro che ti servono per scegliere il PC che ti ho consigliato in apertura. Avrai un'esperienza d'uso eccezionale e magari puoi pensare di accumulare per qualche mese un 100-150 euro al mese per poi fare l'acquisto. Ciò detto, queste sono le raccomandazioni secondo me ideali, però capisco sicuramente che ci siano persone che magari sono dei disoccupati, degli studenti squattrinati come lo ero io, che abbiano bisogno di un PC immediatamente per cominciare a lavorare e studiare subito. Bene, per tutte queste situazioni sicuramente la mia raccomandazione è di non gettarsi a capofitto ad ordinare magari per prezzo crescente, scegliere il PC più economico che troviamo, perché quasi sicuramente ci porteremo a casa una vera schifezza che non solo magari già oggi ci garantirà delle performance e una qualità insoddisfacente, ma magari già l'anno prossimo mostrerà tutti i propri limiti. Quindi, per trovare i migliori PC a meno di 500 euro ho preparato un articolo dedicato, lo trovi su turbolab.it seguendo il link qua sopra. Tutti i PC che ho menzionato fino adesso, come dicevo, ci permettono comunque di giocare magari con qualche rinuncia, abbassando i dettagli, abbassando la risoluzione, accettando qualche rallentamento, però sicuramente in particolare con i giochi meno recenti l'esperienza di gioco è accettabile. Se però faremo del gaming la nostra attività principale, ci serve chiaramente un PC studiato appositamente per videogiocare. Ora ragazzi, a costo di essere impopolare, la mia personalissima raccomandazione è di scegliere un PC fisso per questa attività, perché sicuramente spenderemo molto meno e avremo delle prestazioni incredibilmente superiori rispetto a scegliere un portatile. Se però vuoi a tutti i costi proprio un notebook per videogiocare, la mia raccomandazione in questo momento va a questo eccezionale MSI Crosshair 15. Ora capiamo che si tratti di un PC da gaming anche a colpo d'occhio, proprio a causa di questa colorazione gialla molto sgargiante ed appunto dal fatto che i tasti WASD, quindi quelli per gli spostamenti, sono evidenziati. Abbiamo anche questo bel RGB sotto la tastiera che può essere personalizzato. Ma aspetto gaming a parte, quello che fa la differenza di questo computer è sicuramente l'ottima componentistica, principalmente studiata per il gaming, che troviamo sotto lo chassis. In particolare abbiamo un bello schermo da 15.6 pollici, in questo caso abbiamo uno schermo full HD con frequenza di aggiornamento però di 144 Hz, proprio per ottimizzare e rendere più veloce il gioco e anche fornire un piccolissimo vantaggio nei videogiochi più competitivi. Per il resto, la processore che abbiamo sotto al cofano è un Intel Core i7-12700H, quindi come quello dell'XPS 15 che consigliavo poco fa, però in questo caso proprio grazie al sistema di raffreddamento maggiorato e anche al fatto che abbiamo appunto uno spessore maggiore, magari con la possibilità di espellere tantissimo colore tramite le grate, ci permette di sfruttare ancora di più questo processore. La dotazione di memoria chiaramente non può che essere da 16 GB e il disco da 512 GB, ma la vera superstar, quella che fa la differenza in computer come questi per il gaming, è sicuramente la GPU. In particolare questa soluzione ci offre una GeForce RTX 3060 con 6 GB di GDDR6 onboard, che è sicuramente una GPU di classe gaming che ci permetterà di affrontare un po' tutti i titoli anche con un buon livello di dettaglio e mantenendo la risoluzione in Full HD senza comunque dover compromettere la fluidità del gioco. Grazie ai 27 cm addirittura di spessore, quindi non è un ultra sottile, di questo bel portatile da gaming abbiamo però una dotazione di porte veramente spettacolare. Troviamo in particolare una USB Type-C, due USB Type-A, quindi quelle di vecchio tipo per collegare le periferiche esterne, e un'altra USB 2.0 che va benissimo per collegare il mouse. Abbiamo la porta Gigabit Ethernet, che ormai è sparita da tutti i PC, perché chiaramente quando faremo i LAN party oppure per avere il minimo lag vorremmo utilizzare sicuramente la connessione di rete cablata. L'alimentatore utilizza un connettore proprietario per il semplice motivo che deve erogare fino a 240 watt per appunto consentire a tutta la componentistica interna di esprimersi al meglio, e chiaramente non avremmo potuto utilizzare un connettore USB Type-C che arriva al massimo a 100 watt. Per quanto riguarda le altre componentistiche del touchpad e della durata della batteria, chiaramente il touchpad c'è e va bene, ma chiaramente i gamer
gamer utilizzeranno il mouse, soprattutto la durata della batteria è semplicemente ridicola, come tutti i portatili da gaming, perché potremo probabilmente arrivare a 3-4 ore di uso ufficio standard, mentre invece se spingiamo sulla componentistica interna per il gaming va già bene se riusciamo a fare un'oretta. In buona sostanza, chiaramente, quindi questa è una macchina spiccatamente gaming e in questo sicuramente questo MSI Crosshair si difende veramente molto bene. Ha tutto quello che può servire ai videogiocatori ed è il motivo per cui la consiglio senza nessuna riserva a tutti coloro che stiano cercando un notebook esplicitamente da gaming. Se ti interessa comprare questo PC, trovi il link nella descrizione del video qua sotto. Per chi cerchi comunque un PC da gaming ma non possa affrontare la spesa comunque importante per l'ottima, ottima macchina che abbiamo appena descritto, può ripiegare su un PC come Lenovo IdeaPad Gaming 3 generazione 6. È appunto un PC da 15.6 pollici che costa 899 euro, quindi ha un prezzo sicuramente molto più basso e chiaramente ci offre della componentistica interna di livello un pochino più basso. In particolare ci sono solo 6 GB di RAM a disposizione. Però per chi cerchi un portatile da gaming, magari perché gioca soprattutto dei videogiochi, degli shooter competitivi che quindi non richiedono tutta la potenza e vuole contenere un po' la spesa, questa può essere sicuramente una buona soluzione. Ancora una volta, anche per questo PC trovi il link nella descrizione del video qui sotto. Bene, dalla zona di turbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. I commenti invece sono a disposizione come al solito, fammi sapere che cosa ne pensi dei PC che ti ho segnalato e se hai acquistato uno di questi computer nello specifico fammi sapere come ti trovi. Sono veramente curioso di leggere tutte le tue impressioni. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi PC come oggi, ma anche Windows, Linux, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella che trovi di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!